Cari amici, siamo al Parco Papacci, un parco molto bello, poco pulito, ma che è visitato ogni giorno da moltissime persone. Questo parco si trova su via di Grotta Rossa. C'è anche un bel settore dedicato ai cani, per lasciare liberi i cani di correre, di fare quello che vogliono. Chi ha un cane che vuole far divertire può venire qui al Parco Papacci, detto anche Parco della Pace o altri nomi immaginabili e che non ci interessano assolutamente. L'unica cosa che voglio dire è che Papacci era il nome di il proprietario, il quale ha ceduto questo parco, che prima ovviamente almeno non era una decina d'ettari, appunto, che prima ovviamente non era un parco così organizzato, con tutti i pini che sono stati ovviamente piantati. Ah, adesso ti racconto una cosa incredibile. E quindi lui ha lasciato questo ricordo alla popolazione di Roma Nord. Parla. Allora, a questo proposito, ieri ho saputo una notizia incredibile. Una decina di giorni fa, 15 giorni fa, il comune di Formello ha strombazzato a ogni angolo di strada, ogni angolo della Rosa dei Venti, il fatto che inauguravano un nuovo parco cittadino a Formello. Ieri ho saputo, poi mi direi se hai mai sentito una cosa del genere te, che il terreno del parco pubblico di Formello è su una proprietà privata, pagano l'affitto del parco sul terreno, è una cosa folle. Sono allucinazioni. Cioè, ma poi oltretutto, adesso gli faremo una denuncia, perché quando c'è un diritto pubblico su un interesse privato diventa pubblico, non c'è un cazzo da fare. È naturale. Dopo no, 20 anni, devi dimostrare il diritto. Devo dimostrare, sicuramente per uso Capione se lo prenderanno. Dopo 20 anni lo prendono. Sì. Anche io. Però sono cose da non credere. Cioè, ma io dico, ma tu il comune, hai individuato un'area, te la dà? O la compri o gliela espropri. È naturale. No, cioè no, per espropriare devi dimostrare la necessità pubblica di quell'esproprio. Certo, la necessità in quel pubblica, punto, cioè fai un parto pubblico, è una necessità pubblica, visto che non c'è altra area all'interno. Ah, ecco, cioè, devono dimostrare che non c'è altra area. È certo. Ma guardate qui, cari amici, stiamo una cosa folle in una situazione di pazzia condivisa. E per arredare quel parco, dove non c'è una sola albero da ombra, hanno piantato un centinaio, forse 200, forse 300, piantine da frutta alte un metro e mezzo che bene, costano all'ingrosso 2 o 3 euro perché li compravo io a Prato quando avevo l'impresa del verde a Prato, andavo col camion e avevo 2 o 3 euro l'una, quindi ne hanno piantato diciamo pure 500, sarebbero 1000 euro. Ma stai a vedere hanno che chiesto 55.000 euro d'arredo, una cosa folle. Adesso li porteremo in tribunale, sì, che sì, è una cosa sì, del genere. Sì, sì, voglio chiaro vedere la delibera ti seguo e la determina di spesa, perché non è possibile. Ti seguo cosa del nella cioè, mia anche peste. In un paese di che è un buco, una cacca di merda sulla piantina italiana, di mosca, una cacca di mosca sulla piantina italiana, che anche lì c'è lo spreco. No, non solo, ma si inventano tutto per fregare i soldi. Certo. Perché dove c'è lo spreco c'è sicuramente il guadagno. Certo. Detto questo, ritorniamo allora. No, della serie il guadagno del privato è in culo al pubblico, ovviamente. Del privato, del finto pubblico, perché quelli che hanno fatto l'operazione. Il privato è l'impresa, è l'impresa che ha fatto, a vantaggio dell'impresa che ha fatto i lavori e a svantaggio dei cittadini che dovranno pagare sì, questo onere aggiuntivo questo è vero, tutti gli anni. Ma l'impresa sicuramente ha dato una percentuale. Ah, ma questo non lo possiamo sapere, non lo diciamo pubblicamente. Io lo sospetto, dico il mio sospetto. Oh, ma poi se questi per caso mi citano devono portare le prove che non è vero, La dimostrazione dei costi sono veramente quelli. No, purtroppo le prove ne e allora non mi possono citare. Allora, sempre per rimanere in queste belle cose e dicendo che proprio adesso noi due abbiamo visto dal giornalaio un libro di ben 300 pagine intitolato formato a 5 sì, intitolato Di padre in figlio, dove si trattano delle disavventure tra il padre Renzi e il figlio, posto che sia suo figlio Renzi.
No, allora, no, secondo me è suo figlio. Ma non gli somiglia molto. È peculiare. No, la faccia non gli somiglia. Genetica. Come carattere, è sicuro. Allora, noi ci troviamo in una situazione in cui c'è un personaggio che va in giro sbraitando, facendo, si veste del giallo come nel Medioevo si vestivano le puttane, va a raccogliere i rifiuti, andarsi a raccogliere un po' di merda da strofinarsi sulla faccia, e questa gente qui tollera che esistano dei libri che in ben 300 pagine li sputtanano. Allora, voglio dire, peggio di così, ma avete un minimo di faccia? Ma che uomini siete? Guarda, io preferirei, no? Che un bel momento dici, hai scritto quel libro? Benissimo, te faccio bastonare. Ma pensa se un libro di questo genere fosse stato scritto contro un capo dell'Andrangheta. Che fine avrebbero fatto? Gli scrittori, anche lo stampatore. Qui è gente di dignità, quest'altro non ha nessuna dignità. Sono ladri di polli, no? Poi c'è quel terzetto, no? I tre dell'Ave Maria sono la fine del mondo. Ricordiamoceli bene chi sono i tre. Uno è Strenzi. E gli altri due, dimmelo tu chi sono. No, non me lo ricordo. Cazzo, te li devi ricordare. Non me lo ricordo. Vabbè, banale, gente. Uno è Merdini. Banale. E uno è Merdini. E l'altro l'hanno acquisito adesso, ci mancava proprio lui, il grandissimo imprenditore, il grandissimo proprietario di un grandissimo locale in Sardegna. Questi sono i personaggi che fanno parte ubriaco? Sì, certamente. Ubriacone? Briacatore. Ah. Anzi, mbriacatore. E stanno tutti e tre assieme. Strenzi, Briacatore e Merdini. Allora, passiamo, e dopo tu finirai dicendo la soddisfazione che hai avuto, abbiamo avuto, essendo stato chiamato dai Carubba, i quali... Dopo lo dico io, fammelo dire a me, dai. Allora, io faccio una piccola, alcune cosette che confermano quello che noi abbiamo detto e previsto. Intanto c'è stato, questo è il venerdì 12 maggio, l'Osservatore Romano, come Martin Luther King, c'è stato un convegno molto importante di tante chiese cristiane in nome di Martin Luther King a favore della pace e per invitare i militari a non fare altre stragi. Ma io vorrei semplicemente ricordare come mai ai tempi in cui Martin Luther King faceva le sue battaglie, io non ho mai visto, se escludiamo Robert Kennedy, che è stato ucciso anche per questa ragione, io non ho mai visto che queste chiese cristiane o cattoliche che sia, si fossero espresse in maniera molto forte a favore delle istanze portate avanti da Martin Luther. A me non mi sembra. Da quest'altra parte scomparsi, ma non per la Chiesa. Qui si parla di certi scomparsi nel Sud America, compreso il Messico. Beh, io ho l'impressione che per la Chiesa queste scomparse siano consistono proprio nella scomparsa. La Chiesa sudamericana è sempre stato lo Stato, esatto. Non affine allo Stato. Ricordiamoci che i gesuiti hanno ammazzato 25 milioni di Inca, Aztechi, Maya e compagnia bella. Appunto. Li hanno praticamente sterminati quasi tutti. Quelli che si sono salvati perché si sono fatti i gesuiti. O si sono convertiti, sì. Oppure si sono hanno preso ridotti a vivere a 4.000-5.000 metri d'altezza. Esattamente, diventando meravigliosi montanari. Allora, quante volte avevamo detto che la situazione negli Stati Uniti stava diventando pesante. È conflittuale, esatto. C'è una lotta sotterranea senza scusa. Ma perché? Perché l'operazione... Ma non da adesso, da 30 anni. Esattamente, dal fallimento dell'operazione voluta dai Teocons, che avevano in mano il sistema politico americano da tutti i punti di vista, i quali pensavano... Di stare tranquilli. Quali eredi di Trotsky? Ricordiamoci che i Teocons
sono ebrei ex trotskisti. Attenzione, trotskisti in questo senso. Ex trotskisti, quanto il progetto di Trotsky era di diventare padrone del mondo nel nome del comunismo. Questi volevano diventare padrone nel mondo in nome del capitalismo. Del capitalismo iperliberista. La crisi, che non poteva che uscire fuori per un principio fondamentale. No, le crisi. Sì, ma la crisi fondamentale di oggi è la crisi del sistema espansionistico americano. Certo. Il quale ovviamente deve tornare su se stesso. Trump è obiettivamente la espressione politica della presa d'atto della fine del ruolo espansionistico statunitense. È ovvio che rientro dentro i confini di tutte le varie guerre, tutte le varie i vecchi poteri gli contendono questa leadership. No, ricordiamoci che la massima parte del debito pubblico americano è dovuta al finanziamento delle forze armate e delle industrie belliche. E dell'espansione bellica, che è una spesa pazzesca, no? 700 miliardi di dollari l'anno. Ma è ovvio. Dai 400 ai 700 miliardi quando di dollari. Quando non sanno più come sfruttare, no? L'economia. Succhiare l'economia, si inventano un nuovo aeroplano, inventano un nuovo carro armato, l'F-35 che casca per terra da solo. Appunto, allora, sono tutte invenzioni di questo tipo. Ma mi fa piacere che qui ci sia scritto qualcosa di interessante. Questa è la verità di oggi. Leggiamo semplicemente: rivoluzione americana, la guerra civile che sta dilaniando gli USA. Il politologo Angelo Codevilla, già consigliere del presidente Ronald Reagan, commenta il libro America, un romanzo gotico di Riccardo Ruggeri, che dipinge il ritratto di un impero in crisi dove infuria lo scontro tra popolo e classe dominante. Punto interrogativo, chi vincerà? Lo dico subito, vincerà popolo. Il popolo. Non può che vincere il popolo. Io quando vedrò e comincerò a vedere impiccati Clinton, la moglie, Bush, la Clintonide, padre, figlio, nipote e zio, tutti quelli che hanno dato vita a quello che è accaduto l'11 settembre, tutti, presi tutti e tutti impiccati. Io ho l'immagine della impiccagione degli attentatori di Lincoln che furono presi, non si sa mai bene se erano... Anche erano quelli capri espiatori. Eh? Capri espiatori. Esattamente. Presero anche una donna che era proprietaria di un albergo, non si sa se fosse complice o no, comunque l'hanno messo in mezzo e li hanno impiccati tutti. Quindi io sarò felice quando vedrò queste persone e soprattutto quando vedrò impiccati come veri responsabili dell'11 settembre e tutti gli esponenti di spicco dei teocons. Glielo auguro veramente di cuore, ricordando che è molto probabile che Trump possa cedere di fronte ai contrattacchi che gli hanno sferrato proprio in questi giorni, accusandolo delle peggio cose, ma quello che verrà dopo Trump non sarà un teocons, né men che meno un servo dei teocons. Questo, se volete leggere più dettagliatamente, questa è la verità di oggi. Ma abbiamo un'altra cosa molto interessante, questo è la Repubblica Economia, domenica 14 maggio. Guardate un po', stanno rinascendo i luddisti. Demoliamo le macchine per salvare il lavoro nella fabbrica occupata dai 1765. Quelli che erano contro le spolette, esattamente, contro i telai. Capito? All'epoca persero nei fatti, anche se distrussero tutti i telai che potevano distruggere. Persero nei fatti perché eravamo in una fase reale di progresso. Di benessere sociale diffuso. Ma è fase di progresso tecnologico. Oggi ma anche di benessere sociale diffuso. Oggi il quindi la gente aveva... No, soprattutto, attenzione, il benessere per quelle zone, per quelle aree dove si certo, facevano i telai, certo, eccetera. Altrove si moriva di fame. Certo. Diciamo che... Però era un privilegiato chi lavorava ai telai. Esattamente. Allora ci si trovava già in una fase... O si metteva i telai in casa. Di
e espansione tecnologica che avrebbe proseguito. In questo caso no, in questo caso la crisi economica è senza fine con la crisi del lavoro umano. Quindi come abbiamo detto tantissime volte in tante occasioni. E questa è la conferma. Questo l'abbiamo visto, l'ultima cosa che mi interessa è appunto questa. La dittatura orwelliana, eccola qui, del politicamente corretto. Questo è il penultimo numero della importantissima rivista Punto Zero. Vi faccio vedere la facciata. Punto Zero, rivista di cui vi consigliamo la lettura. Da questa rivista voglio leggere pezzo di un articolo molto interessante. L'articolo è di Giampiero Cara, Fake News e Crisis Actors. Ma quali sono le vere notizie false? Allora, questo è per me uno dei punti essenziali. Quando i nostri amici e anche i nostri nemici capiranno questo concetto, capiranno tutto. Però voglio leggere qualcosa. Invito sempre all'acquisto e alla lettura di questo numero di Punto Zero, e adesso leggo delle strane coincidenze. Io, voi sapete, io ho sempre creduto nelle coincidenze. Me ne sono nella capitate, non casualità delle cosiddette coincidenze. Me ne sono capitate tante e i riscontri sono obiettivi. Tra l'altro c'è anche l'ultima coincidenza che ha ripreso fuoco l'impianto, smaltimento dei rifiuti, allora, il cosiddetto impianto di smaltimento dei rifiuti. No, lì erano depositati lì e basta i rifiuti, che coincide con una presa d'atto anche in relazione alla situazione dell'amianto, perché intanto ha ripreso fuoco, noi sappiamo che il fuoco cova, cioè è naturale che riprenda fuoco. Ma è naturale che i vigili del fuoco non abbiano operato in modo tale che il fuoco non riprendesse, e questa è la differenza. E poi questo si viene a innestare col problema fondamentale dell'amianto, e c'è qualcuno che ci ha ricordato che l'amianto è stato riconosciuto cancerogeno nel 1973 e la legge per l'eliminazione dell'amianto risale al 1995. Nel contempo con l'amianto hanno fatto carne di porco. E lo voglio dire per i nostri amici, e tenendo conto che il periodo di latenza di un tumore provocato dall'amianto 20 anni, no, 40 anni. Anni e 40 anni dipende dal fisico, e appunto a quel punto possiamo ben immaginare che fra poco avremo una epidemia di malati di cancro, i quali malati di cancro si verranno ad aggiungere si verranno ad aggiungere tutti quei poveracci che hanno respirato l'aria in quella zona al sud di Roma. E adesso leggiamo una parte di questo splendido articolo, perché ci deve servire per ricordare alcuni eventi ai nostri amici. Il sottotitolo è Coincidenze a catena. Le interviste a Peter Power, oltre a far balenare la possibilità che i giornalisti dei mainstream media vengono regolarmente addestrati a mentire, quindi i fake news non sono quelli che dicono le cose come stanno. I giornalisti parlano sempre pro domo, editore, o pro domo, finanziatore. Esatto. E siccome i padroni sappiamo chi sono, tutti questi giornalisti che accusano gli altri, che accusano chi dice la verità di raccontare cazzate. Infatti sono emersi solo adesso, sono spuntati come funghi. Perché? Esatto. Perché hanno preso l'inculata tremenda del referendum, esattamente, in cui tutti i giornali, i telegiornali e i radiogiornali pompavano il regime,
E noi invece, webmaster, noi certo. Vari tipi alternativi di comunicazione e di politica. Abbiamo vinto una battaglia epocale perché è il discrimine tra prima e dopo l'informazione cibernetica. Esattamente, esattamente. Telematica. E quindi... Ma anche la vittoria di Trump, ricordiamocelo bene. Anche. Certo. Ma anche, anche la vittoria del dittatore in Turchia. Non ricordiamoci che il dittatore della Turchia è meno stronzo di quanto non si crede. Certo. E non credo che lui... Erdogan. No, non solo. No, ma poi cosa ha fatto lui? Non ha arrestato tutti i filoamericani. 4.500... Erano tutti palesemente filoamericani. Come si dice? Ingabbiati. E allora, diciamo... In quel momento si sono resi conto di stare perdendo e hanno inventato la ragione di Stato, chiamandola in un modo più bello, più enfatico, più attuale, che è quello della convinzione della... Così ce l'hai detto prima? Fake news. No, della... Del politicamente corretto, cioè, quello, certo. Quello che è, diciamo, il pensiero politico corretto, esattamente. E che prevede che se tu non segui il pensiero politico corretto sei censurabile penalmente. Esattamente, esatto. Ed è la tesi orwelliana, è giustamente il richiamo. Che è una follia assoluta. Esatto. E io mi domando come proporranno una legge del genere. La fanno. Sì, la fanno, ma gli fanno pure la pelle. Sì. Perché fai una cosa del genere vuol dire che tu sei sì, in regime dittatoriale. Lo faranno troppo tardi, perché la informazione alternativa ha già dominato e continuerà a dilatare. Adesso leggerò alcune cose e anche... Non a caso ci danno retta i procuratori generali, ci danno retta i procuratori pubblici ministeri, ci danno retta anche... quelli di magistratura democratica addirittura. Esattamente. Quindi figuriamoci. Esattamente. Quindi vuol dire che evidentemente la cosa è oramai palese, trasparisce a ogni angolo di strada. Ecco. Il cambiamento è in atto, cari amici, ricordatevelo. Affrettatevi, se rimarrete indietro noi non vi raccoglieremo. È una promessa, vero? Giusto. Allora, gli ultimi arrivati non li faremo sedere nemmeno su uno I swear! Ecco. Nemmeno sullo strapuntino, però ovviamente seduti su un palo appuntito. Do you swear? Allora, coincidenze a catena. Maestri in media vengono regolarmente addestrati a mentire, attirano attenzione su un altro particolare importante, ovvero quello delle strane coincidenze tra esercitazioni antiterrorismo ed eventi terroristici ritenuti reali, che troppo spesso sembrano avvenire proprio nello stesso giorno, se non addirittura anche nello stesso luogo. Ricordiamo che il primo evento che richiamò la nostra attenzione fu il famoso attentato alla metropolitana di Londra, no? Ci fu l'attentato alla metropolitana di Londra, 2 o 3 ore prima c'erano state le esercitazioni antiterroristiche nella stessa metropolitana e nella stessa fermata. Per motivi di spazio passiamo brevemente... No, ma quella più bella è quella del teatro lì... quella è la più bella. Per motivi di spazio passiamo brevemente in rassegna soltanto alcune delle più significative e inquietanti di queste coincidenze verificatesi dopo quella del 2005 a Londra, quello a cui io mi riferivo. 2011... Gli attacchi a Oslo e Utøya in Norvegia. Il 22 luglio, soltanto qualche ora prima che Anders Breivik cominciasse a sparare contro dei ragazzi inermi sull'isola di Utøya, la squadra d'emergenza della polizia aveva concluso un'esercitazione antiterrorismo riguardante uno scenario quasi identico. 2012, ricordiamoci che quella sparatoria è avvenuta nei confronti di un gruppo di ragazzi socialisti che in quella isola manifestavano contro Israele. Certo. 2012, il massacro di Sandy Hook. Il 14 dicembre del 2012 un'esercitazione per una finta emergenza finanziata dal governo statunitense
ebbe luogo presso una scuola vicina proprio nel momento in cui, secondo la versione ufficiale, si stava svolgendo la vera sparatoria presso la scuola elementare Sandy Hook di Newtown, nel Connecticut, in cui avrebbero perso la vita 28 persone, killer incluso. Oh, i killer muoiono sempre. Sempre, sempre, beh, è normale. Possono fare il processo a uno che può parlare. Appunto. 2013. Infatti i tedeschi sono incazzati a morte con noi italiani perché ci abbiamo trovato vivo l'attentatore, l'unico attentatore che è sfuggito alle rappresaglie. Esatto. E adesso non lo possono manco ammazzare, vedrai che morirà avvelenato. Muore sicuramente di inedia, inedia. 2013, muore di inedia come morì l'attentatore di Umberto I, no? Certo. Che fu graziato, avrebbe dovuto avere la condanna. Che fine ha fatto Eric il Rosso? È a spasso, il famoso Eric Rosso è a spasso, assieme a quel gruppetto lì, no? Gli altri mi pare che si sono tutti suicidati. Infatti, quello che ti volevo dire, è lui l'unico è il capo che si è salvato. Sì, lui è a spasso, e giustamente, oh cazzo, gli altri si sono suicidati. Ah, lì quella era bellissima, in un'epoca in cui non moriva mai nessuno, e invece quella delle rote armee, sì. In Germania sono morti tutti i suicidi. 2013. Attentato alla maratona di Boston, questo è bellissimo. Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale americano ha ammesso pubblicamente di aver pianificato mesi prima delle bombe esplose durante la maratona di Boston del 15 aprile 2013. Ah, quella pure è bella, quella è bella pure. Un'esercitazione comprendente l'uso di zaini da parte di terroristi per far detonare dell'esplosivo. Stando a documenti del suddetto dipartimento raccolti dal quotidiano The Boston Globe, l'attentato terroristico sarebbe stato eseguito secondo modalità spaventosamente simili a quelle dell'esercitazione. Ricordiamo che gli autori di queste cose erano due fratelli, ti ricordi? Erano due fratelli, cattivacci, cattivissimi, che si volevano vendicare. Sì, erano slavi. Erano bosniaci. Che si volevano vendicare del bombardamento su bomber, erano bombers bosniaci. Sì. Oddio, come cavolo, Belgrado. Sì, attacco di Parigi 2015. Non erano bosniaci, perché i bosniaci vedevano di buon occhio gli americani. Erano i serbi. Sì, forse sì. Ah, lui faceva il pianista, uno dei fratelli. Sì, faceva il pianista. Sì. Non i pianisti, chiamano quelli che fanno la firma al Parlamento. No, al Parlamento. Un insegnante di pianoforte. Al Parlamento per conto di un altro. Insegnante quelli di li chiamano pianisti perché allungano la mano e votano per l'altro. 2015, attacchi di Parigi. Dopo l'attentato nella redazione della rivista satirica Charlie Hebdo, dove morì, che era veramente l'unica... Che è quello che aveva denunciato i Farassi della Banca di Francia. Esattamente. E la BCE. Esattamente. Un grandissimo, chiaro che si chiamasse Marin, sì. O Marè. Marè. Io ho i libri di questo Marè, uno intitolato dice questi economisti che ci prendono in giro, un titolo di questo tipo. Ti immagini se gli economisti... Tutti dovrebbero chiamarli truffatori legalizzati. Esattamente, lui si era permesso di farlo, vedi caso è morto. Attacchi di Parigi. Dopo l'attentato nella redazione della rivista satirica Charlie Hebdo... Poi siamo avanti così, prima o poi ci fanno fuori anche a noi. Sì, sì, Allora, se vuoi io giro con le chiappe. Vabbè. Ti vuoi far tagliare una fetta di chiappa? Una fetta di chiappa. Dopo l'attentato nella redazione della rivista satirica Charlie Hebdo, a gennaio, costato ufficialmente la vita a 16 persone... Gli equipaggi delle ambulanze e il personale sanitario d'emergenza della capitale francese hanno cominciato a sottoporsi a regolari esercitazioni per prepararsi ad altri possibili attacchi terroristici. Un'esercitazione del genere si svolge anche la mattina di venerdì 13 novembre 2015, proprio il giorno in cui di sera si sarebbero verificati gli attacchi al teatro Bataclan e in caffè ristoranti del centro, con un bilancio ufficiale pari a 130. Ma poi mi volete dire che cazzo di valenza hanno questi attentati che vanno a colpire gente comune?
Cioè, per instillare unicamente il terrore nella popolazione. Esattamente. Ma che vantaggio politico ce n'ha un gruppo eversivo o un gruppo di terroristi internazionali? Esattamente. Nessun vantaggio. E certo. Quindi perché sono tutti falsi. Chiaro. Chiaro. E poi ve ne dico un'altra, cari amici. Cioè, io se dovessi fare un attentato non lo faccio in questo parco o su un autobus o una metropolitana, lo faccio in un posto dove so che becco almeno tre o quattro teste di cazzo di governanti, di politici, di grandi industriali, che ne so, di qualcuno insomma che conta davvero nella politica e nella società italiana. Gli altri che attentati sono? Ma c'è una cosa di più che voglio dire, io sono un lettore di riviste di storia contemporanea e storia comunque del secondo conflitto mondiale. Oh, non c'è una strage che non sia documentata da fotografie, perché anche nel pieno della guerra civile più brutta, più feroce, c'è sempre qualche fotografo che fotografa tutti questi morti allineati. Adesso gli ultimi che hanno fatto vedere sono i morti dei soldati italiani che stavano in Jugoslavia, che prima di che catturati dai partigiani slavi venivano torturati bestialmente, gli tagliavano le palle e l'uccello, li mettevano in bocca, eccetera, eccetera. Se vedono le fotografie, ma è possibile che noi non abbiamo mai visto le fotografie di questo teatro Bataclan, meno tre o quattro foto dove si vede un cazzo, un teatro, un bar devastato, probabilmente da qualcuno intenzionato, oppure da qualche regista cinematografico. Certo. Qui ci sono state 137 vittime, ma ad esempio le fotografie degli italiani infoibati, quando li hanno tirati fuori, erano fotografie di corpi che venivano estratti dalle foibe e allineati all'interno. No, ma addirittura hanno fatto anche i filmati, io mi ricordo che ho visto i filmati, mentre estraevano questi corpi con le barelle, tiravano esatto, con le barelle e li mettevano delle casse da morto, insomma. Certo. E si vedevano tutte queste casse da morto aperte per far vedere altro che dentro non è che non c'era niente, c'erano cadaveri. Certo. Secondo il dottor Mathieu Rowe, responsabile del pronto soccorso presso l'ospedale Pitié-Salpêtrière, il famoso ospedale della Salpêtrière di Parigi, noto. Ho letto un libro che parlava di quell'ospedale. Victor Hugo. No, era il conte di... Conte di Montecristo? No, tipo no, il conte di Capri, una cosa del genere. Parlava di un dottore che era lì e che poi per strane vie, per vie mediatiche, non paranormali, approda a Capri, dove riscopre, aiutato da messaggi, allucinazioni varie, riscopre, era a fine 800, un qualcosa di archeologico tipo la villa di Tiberio, adesso non ricordo bene, e da lì tutta una evoluzione di questo, diciamo, questa teoria. Il romanzo bellissimo è di uno scrittore svedese conosciuto, famoso. Alla Salpêtrière operava il famoso medico Mesmer, l'inventore del mesmerismo, che è stato uno dei primi a capire l'importanza di certe irradiazioni tra lo psicologico e il magnetico e l'efficacia di queste, nella cura soprattutto dei malati, dei pazzi. Secondo il dottor Mathieu Rowe, responsabile del pronto soccorso presso l'ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, per un'altra strana e inquietante San Michele. San Michele. Allora, quella è la storia di San Michele. La storia di San Michele. Sì. Cazzo, l'autore è svedese, adesso non viene. Certamente. È una delle storie più bellissimo, interessanti. Bellissimo, un libro da leggere anche due o tre volte, perché è anche complicato e quindi è difficile, anche è un libro, un volume proprio enorme, sarà 500 pagine, una cosa del genere. La storia di San Michele è stata pubblicata in Italia, se non vado errato, di sicuro da Bompiani, ma se non vado errato è stata pubblicata in Italia dopo la guerra. Sì, sì, è recente. Nel 1945. È recente, sì, sì. Ed ha avuto un successo enorme.
e l'autore era un noto personaggio pacifista. È uno svedese. Sì, non mi viene in mente. Pacifista svedese che ha vissuto a Capri e ha continuato a vivere a Capri. Sì, sì, come no. Nel lontano 1900, te ne racconterà, molto bella. Nel lontano. Era ambientato a fine 800. Sì, lo so. Nel lontano 1953 o 52, con un gruppo di compagni di liceo, avevamo appena fatto gli esami a ottobre, ci cioè avevano smandati tutti a ottobre. Ah, andammo a Ischia. Sì. Andammo a Ischia per una decina di giorni, ospiti a casa di uno di questi amici che ricordo ancora, si chiamava Mattioli, di cognome. E vagabondando per Ischia, all'epoca, a fine settembre era una meraviglia Ischia, turisti pochissimi. Meglio che a luglio-agosto sicuramente. Incappammo in un, come dire, in un alter ego di questo autore svedese, anche lui svedese, che viveva lì come... Barbone. Sì, quasi come Barbone, e veniva, ci regalava degli scritti, delle poesie. E questa cosa mi colpì moltissimo. L'autore della storia di San Michele si chiama Axel Munthe. Ah, Munthe. Ti è venuto in mente? Mi colpì moltissimo con la somiglianza con Axel Munthe. Strage di San Bernardino 2015. Presso l'Inland Regional Center, dove il 2 dicembre del 2015 si verificò la sparatoria che avrebbe provocato 14 morti e 22 feriti, venivano eseguite ogni mese delle esercitazioni su situazioni analoghe. Tant'è che proprio quel giorno un'infermiera della struttura, dopo aver sentito degli spari e visto la polizia precipitarsi verso la sede del centro, accingendosi a filmare l'evento, scrisse al marito via SMS: esercitazione cominciata. Strage di Orlando 2016. Secondo fonti ufficiali, nella notte tra l'11 e il 12 giugno dell'anno scorso, l'attacco di un killer armato di fucile e pistola provocò 50 morti, attentatore compreso, e 53 feriti all'interno del nightclub Pulse di Orlando, Florida, frequentato da omosessuali. Anche in questo caso l'attentato era stato preceduto, sia pure non il giorno stesso, ma tre mesi prima, da una esercitazione che simulava all'interno dello stesso locale una sparatoria con molte vittime. Ora, io qui su queste cose avrei molte cose da dire, ma due le devo dire. Primo, non è mai successo che quando c'è una sparatoria su un gruppo di persone muoiono tutti. Non è mai successo. No, ma ci sono 53 feriti che lì avrebbero dovuto parlare. Hai mai sentito un'intervista di un ferito? Mai, assolutamente. Quindi, immaginiamoci bene come stanno le cose. Anche perché la verità è questa: tu spari all'impazzata in un gruppo di persone e molto se ne fai fuori uno. E molto se ne fai fuori uno, ma in guerra. E qui voglio sempre ricordare il caso di un mio zio Matteo, che durante un assalto sul Carso fu rafficato da una raffica di mitragliatrice. Ora, la raffica di mitragliatrice lo prese appena sotto il bacino. All'inguine? E lui, all'inguine. No, sotto l'inguine. Ah. E lui si è salvato, lui mi fece vedere le ferite, che c'avevano ancora i buchi delle ferite, si è salvato, l'hanno preso su gli infermieri austriaci e l'hanno curato e l'hanno portato in campo di concentramento. E lui mi diceva, io vicino a me vedevo tre o quattro dei miei commilitoni che stavano morendo disagguati, ma erano tre o quattro praticamente. La guerra di secessione americana è stata una autentica strage. Sono morti circa 700.000 persone. E per la prima volta i fotografi di guerra sono andati a fotografare i campi di battaglia. E la cosa, cari amici, voi ve li potete vedere, ci sono. È una marea di fotografie sulla guerra di secessione americana, una più interessante dell'altra.
a me piacciono perché mi piacciono i documentari di guerra, ma insomma lo potete vedere. E si vedevano sti cadaveri sparsi, ma non erano ammucchiati. Anche durante, ricordatevi che quelle guerre venivano fatte con le truppe che marciavano affiancate, uomo a uomo, e poi a piedi, operavano, che operavano, e ricordo un commentatore che commentava... Sì, andavano compatti, andavano a battaglioni compatti. Esatto, che operavano, c'era un commentatore che commentava la strategia del generale Lee, il quale pretendeva, e che questo commentatore tra l'altro commentava l'eroismo di queste persone, perché questo qui adesso mandi l'assalto a qualcuno, fa due passi e si butta per terra. Certo. All'epoca andavano dritti e morivano in moltissimi, tuttavia... Non tutti. Non tutti, evidentemente. Tuttavia, in un campo aperto, e ce ne sono moltissimi, vedevi i morti sparsi qua e là, non uno vicino all'altro. Quindi queste storie qui, cari amici, sono tutte false. È tutto falso. Ora, fino a che punto siano arrivati in questa falsità è difficile capirlo. La falsità, ad esempio, delle Torri Gemelle, noi la sappiamo o dello sbarco sulla Luna. Ecco, cioè, io dico, non la metteranno mai. C'è l'unico che l'ha messo è stato Kissinger. C'è un posto dove è pieno di minerali, anche metalli anche rarissimi, rari, certo, che qui sulla Terra ormai sono ancora più rari. Vai lì e te li prendi, sì. E come fece Cristoforo Colombo, che aveva scoperto l'America e aveva visto che c'era un sacco d'oro, e dopo due anni è ritornato di nuovo, subito. Ha fatto quattro viaggi a portare via l'oro, subito. Solo lui, e gli altri de corsa, tutti a fare l'arrembaggio alla lei. Come cazzo è che invece sulla Luna non ci va nessuno? Appunto. Oggi, forse nel 67-68, quando è stato scoperto, quando è stato dichiarato che erano andati, probabilmente la tecnologia non c'era ancora diffusa come adesso. Ma adesso perché non ci vanno i russi? Perché non ci vanno i cinesi? Perché non ci vanno gli indiani? Perché non ci va l'Europa? Certamente. O i francesi? O i giapponesi? O i giapponesi? Ditecelo. Allora, a conclusione di tutta questa chiacchierata, allora dicevo, l'11 settembre è facile documentare la falsità. 2500 morti circa, minato tutto il palazzo nei mesi precedenti. No, 3200 rotti. Sì, vabbè. 3000 sono, sì, sono, c'è anche uno standard minimo, anzi uno standard massimo di morti per queste provocazioni. Ricordiamoci che a Pearl Harbor sono stati 2300 e altri ancora meno. La nave che è scoppiata nel porto di dell'Havana sono morti 200 persone, la nave dell'attacco del Golfo del Tonchino saranno sempre stati 100-200, ci si può spendere su quelle cifre. Ma allora quello che è comprensibile, quello che non si capisce è qui, tirano fuori sti morti, ma ci sono o non ci sono? Allora le cose sono molto interessanti, possibile che siano tutte comparse? E in effetti molte sono comparse, e adesso lo facciamo vedere. Il sottotitolo è intitolato Attori di crisi in crisi. Oltre alle coincidenze delle esercitazioni negli stessi luoghi degli eventi reali, un altro elemento che ha fatto dubitare a molti della veridicità di svariati attentati terroristici, o quantomeno del modo in cui sono stati riportati dai mass media, è rappresentata da numerosi testimoni e vittime poco convincenti. E qui entriamo nel merito. Ad attirare per primo l'attenzione generale su questo elemento è stato il suddetto massacro alla scuola elementare di Sandy Hook, in seguito al quale si è cominciato a parlare con una certa insistenza di crisis actors, ovvero di attori che interpreterebbero la parte di partecipanti, vittime o testimoni chiave degli eventi terroristici raccontati in TV. Ma è possibile che c'è stato nessun processo? Oh, le procure della Repubblica statunitense, che sono attivissime, ti ricordi l'attentato che fu fatto alla sede della polizia nel Missouri, nel Mississippi? Ti ricordi? Era l'epoca in cui poi uccisero Kennedy.
subito dopo la morte di Kennedy ci fu un attentato a una sede della polizia del Texas, un casino, successe un casino, tutti là, procuratori della Repubblica e giornalisti, un casino, qua niente. Ovvero di attori che interpreterebbero la parte di partecipanti, vittime, eccetera. Il caso più eclatante è quello di Robbie Parker, padre di una bambina di 6 anni, che sarebbe stata tra le vittime del giovane squilibrato a killer Adam Lanza. Una lanza, Lanza dritta, questo è proprio un lanza, non è il famoso cantante. Ti ricordi il famoso cantante Lanza, che ha fatto una marea di film... No, non me lo ricordo, ma di che anni era? È degli anni 50-60, titolo americano. Non me lo ricordo. In un celebre video si vede il signor Parker ridere tranquillamente proprio pochi secondi prima di raggiungere il podio e cambiare totalmente atteggiamento dopo aver fatto un bel respiro profondo come usano gli attori per essere intervistati dalla CNN. Ma ci sono diversi altri comprimari della vicenda di Sandy Hook, il cui volto è stato visto e riconosciuto anche in altri tragici eventi, come una delle mamme delle piccole vittime della scuola elementare, che sembra essere anche l'avvocato di James Holmes, figura 1, il killer del massacro di Aurora, un altro evento sospetto e apparentemente preceduto anch'esso da un'esercitazione in giornata. Verificatesi nello stato americano del Colorado tra il 19 e il 20 luglio 2012. Il massacro di Aurora è noto anche per aver avuto tra le sue vittime e testimoni quello che da molti cospirazionisti è stato votato come worst crisis actor. Si tratta di un nero... Per peggio, bro. Si tratta di un nero americano di nome Marcus Weaver, che in un'intervista racconta alla CNN di essere stato colpito da un proiettile e, tutto sorridente, agita davanti alle telecamere la maglietta intrisa di sangue che indossava quel giorno. Quel che è peggio è che lo fa con il braccio colpito, dove non c'è traccia di ferita, fasciato e ingessato, muovendolo liberamente come se niente fosse. Un'altra figura presente sia a Sandy Hook sia ad Aurora è una ragazza urlante e piangente, che però è stata riconosciuta anche tra i comprimari dell'attentato alla maratona di Boston. Qui, cari amici, sono tutte le fotografie. Tutti lì piangenti, disperati, terrorizzati. Poi se la fanno anche sotto, dovremmo farci vedere le mutande. Le voglio vedere senza mutande. C'è poi la ragazza che appare nel 2012 come compagna di scuola del killer di Sandy Hook e nel 2014 come sorella di James Foley, il giornalista decapitato da un boia dell'ISIS. Guarda caso. Cosa da non credere, veramente non credo. Allora, qui vogliamo fare un richiamo a un grande intellettuale francese, Guy Debord, il quale è... ha scritto un libro, anzi ha portato avanti tutta una serie degli studi sulla società dello spettacolo, la cui morale è molto semplice: ciò che è visibile è buono, ciò che è buono è sempre visibile. Dopodiché lascio la parola a te. Sì, allora, noi siamo reduci anche stamattina, ne facciamo un altro perché sennò diventa troppo lungo e noioso. Va bene. Aspetta un attimo, vediamo... se vale la pena di seguitare o chiudere. Basta, chiudiamo.